Cosa potrebbero mai avere in comune un coloratissimo show per bambini e tre demoni infernali? Nel mondo di Amanda the Adventurer molto più di ciò che pensiamo, ma andiamo con ordine e partiamo dalle basi. Amanda the Adventurer, come tanti di voi ormai sanno, è un simpatico spettacolo rivolto ai bambini, creato da Sam Colton inizialmente nella forma di live action e in seguito acquisito e distribuito da Amel come cartone animato nei primi anni 2000. I protagonisti sono Amanda e il suo amico Wooly, rispettivamente una bambina e una pecora. Lo scopo dello show è quello di accompagnare i giovani spettatori alla scoperta del mondo che li circonda, facendo loro vivere alcune piccole mansioni quotidiane come delle vere e proprie avventure. Lo show, negli anni in cui è stato trasmesso, ha vissuto un vero e proprio periodo d'oro. Tutti i bambini si sedevano davanti ai televisori nell'attesa di passare il tempo con i loro amici animati. Ma ad un tratto la fortuna è finita, il programma non è stato più trasmesso e ora di lui restano solo alcune videocassette. Ed è proprio grazie a queste ultime che noi, attraverso gli occhi di Riley, riusciamo a conoscere Amanda. La premessa è una lettera della nostra defunta zia Kate, da cui ereditiamo una casa a Kensdale, in Ohio. La lettera però è strana, zia Kate parla di alcune cassette conservate nell'attico e ci dice anche che una volta guardate non ci sarà modo di tornare indietro, senza però entrare nei particolari. L'unico modo per scoprire di cosa si tratti è raggiungere la casa, andare nell'attico e indagare. Basta tuttavia dare un'occhiata all'ambiente che ci circonda per capire che zia Kate era molto più di una semplice bibliotecaria. I post-it che ha appeso alla sua bacheca lasciano intendere che stesse conducendo ricerche ed esperimenti molto particolari su temi come trasferimenti di energia e attività paranormali. Una lettera però colpisce più di ogni altro appunto presente. È stata scritta da John Q, che parla di Jordan, suo figlio, che è misteriosamente scomparso. L'unico indizio a cui fa riferimento la madre disperata è proprio uno show per bambini che lui guardava sempre e chiede l'aiuto di nostra zia per trovare qualche indizio. A quanto pare è l'unica persona in cui lei riesca ad avere ancora fiducia. Con una moltitudine di dubbi e nessuna certezza, se non quella di essere di fronte ad un mistero molto più grande di noi, non possiamo far altro che avvicinarci al televisore e prendere tra le mani la cassetta dal titolo In cucina, appoggiata sul mobile. Osservandola si apprendono due cose: l'episodio è parte della serie Amanda the Adventurer e l'unico altro logo sulla VHS è quello di Amel, l'ente che sembra fare da produttore e distributore del programma. Arrivati a questo punto, che altro fare se non inserirla? Lo schermo si colora e il logo di Amanda the Adventurer conquista tutto lo spazio disponibile. Immediatamente veniamo accolti dalla protagonista dello show e dal suo amico Wooly. Insieme a loro dobbiamo preparare una torta di mele. Ma fin da questo primo episodio le cose sembrano già strane. Amanda, per quanto voglia sembrare allegra e spensierata, ha alcuni momenti cui sembra uscire dal proprio personaggio e fare osservazioni che farebbe una persona vera. Quella che ci resta più impressa in questa puntata è il suo constatare di non sapere dove si trovino i propri genitori nel momento in cui Wooly le fa presente che per utilizzare il forno sia necessaria la presenza di un adulto. Il nastro però procede e dopo aver appreso la ricetta della torta di mele, ci giriamo e sul tavolo alle nostre spalle è apparso inspiegabilmente il forno che prima si trovava su un altro mobile. Anche questo è marchiato Hameln. Seguendo le indicazioni di Amanda, prepariamo la torta. Ma una volta finita la cottura, al suo posto dal forno esce un'altra cassetta, questa volta ambientata nel vicinato. Amanda, sempre in compagnia di Wooly, vuole spedire dei dolci per ringraziare una sua cara amica, di cui però non ricorda il nome, e chiede un suggerimento a noi. Potremmo conoscere molto bene la persona a cui si riferisce Amanda, poiché il nome che ci viene chiesto di scrivere è Kate. Proprio come Catherine Park, nostra zia. Perché Amanda dovrebbe volerla ringraziare? La bambina ci ringrazia e la cassetta si conclude. Ma come quella precedente, anche questa contiene degli elementi davvero strani. Il primo, forse quello più evidente, sono le sagome sui marciapiedi, che ricordano in modo inequivocabile quelle che vengono solitamente tracciate sulle scene del crimine, per delineare le posizioni delle vittime al momento del ritrovamento da parte degli inquirenti. Il secondo, che potrebbe sfuggire, è un fotogramma che ci passa davanti agli occhi nel momento in cui ci troviamo all'interno della pasticceria. Mentre Amanda dice di voler comprare dei dolci alla sua amica, la scena cambia e per una frazione di secondo ci troviamo all'interno del negozio del macellaio. In questo momento è possibile vedere Amanda coprirsi la bocca con le mani, come se dovesse trattenersi dal vomitare. Il setting, poi, torna ad essere quello della pasticceria, come se nulla fosse successo.
La nostra indagine deve proseguire e per trovare la prossima cassetta dobbiamo tenere a mente ciò che abbiamo letto sui cartelli davanti ai negozi dell'episodio che abbiamo appena guardato. Tre lettere in particolare erano scritte in grassetto, una C, una B e una F. Il forno sul tavolo è stato sostituito da un piccolo pianoforte sul quale possiamo leggere i nomi delle sette note in notazione anglosassone e suonando esattamente C, B e F, quindi Do, Si e Fa, il cassetto dello strumento si apre presentandoci una terza videocassetta dal titolo Oh no, incidenti! Le cose incominciano a farsi ancora più strane. La prima scena della cassetta ci mostra Woolly senza Amanda, nell'atto di rivolgersi proprio a noi. Cerca di avvertirci dicendoci di non fare una determinata cosa, ma prima che possa finire la frase la scena si interrompe. Woolly adesso è a terra con una ferita sul ginocchio. Al suo fianco è tornata Amanda, che dopo averlo guardato con estrema cattiveria, si rivolge verso di noi e chiede chi possa aiutarlo a stare meglio, evidenziando il fatto che gli incidenti accadono senza che per forza sia colpa di qualcuno. Si sta ovviamente pensando ad un medico, quindi l'ambientazione si sposta all'ospedale. Woolly è terrorizzato, ma Amanda sembra invece essere tranquilla, quasi allegra. Nell'arco della puntata vengono mostrati tre orari che ci serviranno ad ottenere la cassetta successiva. Prima però di procedere, concentriamoci meglio su un dettaglio importantissimo osservabile nei titoli di crediti dell'episodio. È il capo neurochirurgo, Larry Smith, un ruolo che normalmente non avrebbe alcun senso all'interno di uno show per bambini. Quindi, qual era il suo compito? Tornati nel nostro attico, l'unica cosa che possiamo fare è regolare gli orologi secondo gli orari che Amanda ci ha suggerito nel video. A quel punto tutti si regoleranno sulle 5 e un quarto. Rimane un solo orologio da regolare, il pendolo, a cui però manca una lancetta. Avvicinandoci alla bacheca, notiamo che i fogli sono spariti per lasciare spazio ad un articolo di giornale, una breve intervista a Sam Colton, il creatore di Amanda the Adventurer. Ed è qui che scopriamo che Sam aveva adottato una bambina, Rebecca, che sembra aver fatto fiorire in lui l'idea dello show. Se questa pagina è già di per sé parecchio interessante ai fini delle nostre indagini, il retro dell'articolo lo è ancora di più, per quanto inizialmente sembri totalmente alieno alle vicende. Leggiamo infatti di un furto avvenuto all'interno di un museo, una banda che risponde al nome di Demoni ha rubato la corona del cervo, che secondo la leggenda permetteva a chi la possedesse di osservare la foresta tramite gli occhi dei cervi presenti nei dintorni. Cosa ha a che fare questo con la vicenda di Amanda, vi starete chiedendo, e ce lo siamo chiesti anche noi, perché oggettivamente non sembra esserci alcuna utilità in questo articolo, se non il suo essere una citazione ad un gioco presente su Steam che narra appunto le vicende di tre eroi impegnati nel recupero della corona rubata proprio dai demoni. In questo caso però la corona del cervo potrebbe assumere il ruolo di oggetto ritualistico e più avanti ne spiegheremo il motivo. Ora però non resta che rimettere la lancetta sul pendolo e regolarlo alle 5:15. Lo sportello si apre e otteniamo due cose, la combinazione di una cassaforte e un'ultima videocassetta. Essendo in questo momento la cassaforte solo un pezzo di cartone su cui è stato disegnato l'oggetto in questione, l'unica cosa che possiamo fare è appuntarci i numeri e procedere con la visione della cassetta dal titolo Tutto marcisce. Amanda e Woolly stanno facendo un picnic, ma c'è qualcosa che li disturba, un forte odore di marcio impedisce loro di godersi la giornata all'aperto. È nostro compito scoprire di cosa si tratti e oggettivamente non è troppo difficile. Sulla tovaglia infatti è presente un panino completamente andato male, ma che una volta inquadrato si gonfia e si sgonfia come se qualcosa al suo interno stesse respirando. La scena si sposta davanti ad un ceppo avvizzito di quello che una volta era un albero e qui Amanda ci spiega il concetto di morte, un argomento quantomeno inadatto al pubblico di quello show che tuttavia alla protagonista sembra stare particolarmente a cuore. Tanto da passare poi a farci vedere una volpe senza vita chiedendoci secondo noi cosa l'abbia uccisa e nel frattempo deridendola per la sua smorfia, detta di Amanda, buffa. La cassetta si chiude con una domanda per noi. Ci viene chiesto dalla bambina se secondo noi ci sia qualcosa che stia marcendo in questo momento. Woolly sembra spaventato e ci dice che non per forza dobbiamo rispondere alla domanda. Possiamo anche non dire nulla, ma infine la cassetta ci porterà a dire di sì. Amanda ci dice che tuttavia ora è troppo tardi. Lo show si interrompe, sentiamo un rumore arrivare dal lato opposto dell'attico. La botola si spalanca e il demone Amanda si precipita verso di noi facendoci fare una fine terribile.
L'esperienza di Amanda the Adventurer sembra finire qui. La nostra indagine sembra destinata ad interrompersi bruscamente a causa del demone, ma un pensiero del genere sarebbe completamente sbagliato. Questa prima esplorazione era solo l'inizio. Ci sono ancora tantissimi segreti da scoprire e che ora approfondiremo. Nell'arco di questa nostra prima indagine abbiamo trovato alcuni indizi che hanno giusto raschiato la superficie, ma di alcune cose possiamo essere sicuri. Sam Colton ha creato lo show, Rebecca era in qualche modo coinvolta e Amel sembra essere un oscuro burattinaio. Come possiamo scoprire altri dettagli? Non possiamo parlare con nessuno, non possiamo interrogare anima viva. Come facciamo quindi a realizzare il desiderio di nostra zia e trovare un filo conduttore a tutto questo? Fortunatamente un modo c'è. Scopriamo che seguendo determinati passaggi è possibile recuperare delle cassette segrete senza alcuna scritta o simbolo, ma che ci mostrano una serie di elementi vitali alla ricostruzione dell'oscura storia dietro Amanda the Adventurer. Questo video non vuole però essere una guida al ritrovamento dei nastri in questione, per quello potete trovare tutti i procedimenti tra i nostri shorts. Qui ci concentreremo sul prezioso contenuto di ciascuna cassetta. Partiamo da un elemento fondamentale di cui avevamo già parlato in un video precedente. Il nome Amel richiama la leggenda del pifferaio magico, e se prima era solo una teoria, ora, potendo leggere la scritta sotto al logo, ne abbiamo una conferma. Follow us to fun. Seguiteci verso il divertimento. Un messaggio di per sé innocente, uno show per bambini, quale cosa migliore se non promettere al pubblico il divertimento? Ma inquadriamolo nel giusto contesto. Come il pifferaio, secondo la leggenda, avrebbe ipnotizzato i bambini portandoli a seguirlo, così Amel vuole ottenere lo stesso risultato, e stando alla breve scena che ha la piccola Lauren come protagonista, ci riesce benissimo. La prima cassetta segreta che troviamo, infatti, ci mostra proprio questa bambina. È il suo compleanno e i suoi genitori le hanno preparato una festa. La madre prova a chiamarla, ma la bambina sembra essere alienata e catturata dalle avventure di Amanda. Si volta quindi per parlare con il marito, che chiama a sua volta la piccola, dicendole che al piano di sotto l'aspetta una torta di menta e cioccolato. Ancora nessuna risposta. Sua madre sale nuovamente le scale, ma una volta arrivata nella stanza, la figlia è sparita. Il primo pensiero è che sia uscita di casa per andare chissà dove, ma ciò che sentiamo è Amanda dire quanto le piaccia il gusto menta e cioccolato. La cassetta si conclude qui. Ma è chiaro che lo show abbia a che fare con la scomparsa della bambina, così come fu per Jordan, il figlio di Joan Cook, la quale decise di rivolgersi a nostra zia Kate per ottenere aiuto. La seconda cassetta che troviamo ci mostra finalmente Rebecca Colton. Questa volta la location è una piccola stanza all'interno di un edificio di Hameln. Non ci viene detto esplicitamente, ma il logo sul plico che viene mostrato e fatto firmare alla ragazza è inequivocabile. Non sappiamo effettivamente cosa contenga il documento, ma potremmo ipotizzare si tratti di una sorta di liberatoria, poiché una volta firmata, quella che sembra essere una ricercatrice conduce Rebecca in un'altra stanza sorvegliata da un responsabile della sicurezza. Quando viene aperta la porta per farvi entrare la ragazza, quel poco che vediamo pare essere un macchinario, il che ci porta a pensare quindi che si tratti di un qualche tipo di laboratorio per chissà quali esperimenti. La terza cassetta è oggettivamente più interessante. Oltre ad essere ottenibile solo scrivendo il nome Sam in un punto ben determinato di un episodio dello show, ci mostra un telegiornale in cui si parla proprio della scomparsa del padre di Rebecca, Sam Colton. Da quando Hamel ha acquisito i diritti dello show, dell'uomo non v'è traccia. L'azienda tuttavia non ha voluto rilasciare interviste, ma solamente una dichiarazione in cui dicono di non conoscere le ragioni dell'abbandono di Sam Colton nei confronti del programma e della propria figlia, ma invitano le persone a rispettare la privacy di Rebecca, aggiungendo inoltre che gli eventi a cui avrebbe dovuto partecipare la ragazza sarebbero stati annullati, compresa la raccolta fondi che si sarebbe dovuta svolgere nella biblioteca pubblica di Kensdale. Proprio quella stessa biblioteca in cui lavorava nostra zia Kate. È tuttavia estremamente difficile per noi credere alle dichiarazioni di Hamel. Sam Colton ci viene dipinto come un uomo che ha sempre dedicato anima e cuore al programma e soprattutto alla propria figlia, che gli ha regalato un nuovo modo di vivere la propria vita. La quarta cassetta serve proprio a presentarci lo stesso Sam, mostrandoci il suo intervento all'interno di un talk show locale, in un periodo di poco precedente all'acquisizione dello show da parte di Hamel, quando ancora Amanda the Adventurer era un live action interpretato dalla stessa Rebecca.
Sam non disponeva di un grande budget, ma l'anima del programma era evidente a chiunque lo guardasse. Ogni puntata era un'avventura e Amanda avrebbe dovuto essere il personaggio in grado di mostrare ad adulti e bambini la magia di una vita vissuta con la fantasia. Un uomo quindi estremamente affezionato alla propria figlia, nonostante non fosse sangue del proprio sangue, e che grazie a lei aveva imparato ad apprezzare ogni piccola sfumatura dell'esistenza. Ecco perché ora troviamo difficile credere che se ne sia semplicemente andato. Dopo una presentazione del genere, l'unico modo per separarlo da Rebecca sarebbe stato l'uso della forza o di qualche metodo quantomeno discutibile. Arriviamo infine alla quinta cassetta, l'ultima che è possibile trovare all'interno del gioco senza ricorrere a metodi alternativi. Questa cassetta in particolare è quella che più di ogni altra getta sul mistero di Amanda una sfumatura decisamente oscura. Ci troviamo all'interno degli studi di Hameln. Non sappiamo nei panni di chi, ma chiunque stia riprendendo non è sicuramente autorizzato a farlo. Ci avviciniamo ad una porta dominata da un cartello che ci avvisa di una registrazione in corso. Dalla stanza arriva la voce di un uomo che fa i complimenti a Rebecca per la registrazione appena fatta e dice di passare oltre. La voce ora è quella di Rebecca e ripete tre coppie di parole apparentemente senza alcun senso. Ma solo apparentemente, perché quelle parole hanno un significato ben preciso. A questo punto interviene la voce di Sam Colton, che chiede cosa stiano facendo leggere alla figlia. Il direttore lo rassicura, si tratta di una semplice procedura per regolare le reazioni degli apparecchi alla dinamica della voce. Sam non capisce di cosa stia parlando quell'uomo, ma vuole che sua figlia venga lasciata in pace. I due discutono, viene chiesto a Sam di lasciare la stanza per qualche minuto, mentre la figlia registra le ultime linee di voce. È però Rebecca stessa ad interromperli, dice di non voler fare qualcosa e lo dice a colui che lei definisce l'uomo nelle cuffie. Sam ribatte dicendo che non c'è alcun uomo oltre a loro. Rebecca sembra essere arrabbiata, suo padre non vuole che la sessione continui. La porta si apre e chiunque stesse riprendendo questo momento è costretto ad interrompersi per non essere scoperto. In una sezione davvero breve siamo stati messi di fronte ad uno dei segreti più oscuri di Hameln, che ne evidenzia il suo essere una società pericolosa e dedita a pratiche che vanno ben oltre il semplice essere sbagliate. Le parole che Rebecca stava ripetendo durante la registrazione non erano, come dicevamo poco fa, semplici parole sconnesse, ma erano al contrario nomi, i nomi di tre demoni realmente esistenti nella religione cristiana: Baal, Paimon e Balan. Quella che Rebecca stava inconsapevolmente recitando con la scusa della regolazione dei macchinari era una vera e propria evocazione demoniaca. Del resto, il demone Amanda da qualche parte deve pure essere arrivato e finalmente ora potremmo essere di fronte alla risposta a questa domanda. Arrivati a questo punto della nostra indagine, non possiamo che andare più a fondo. Cerchiamo quindi di conoscere ed analizzare questi tre demoni attraverso le parole di De Plancy. Baal, demone citato nel Grand Grimoire come capo dei demoni infernali. È proprio da lui che Werus incomincia il suo pseudo-monarchia demonum. Definisce Baal il primo re dell'inferno, si manifesta con tre teste, una dalla forma di rospo, una dalla forma di un uomo e la terza dalla forma di un gatto. La sua voce è rauca, ma combatte molto bene. Rende chi lo invoca estremamente astuto e insegna i modi per rendersi invisibili se necessario. Balan, grande e terribile re dell'oltretomba, a volte appare con una coda di serpente a tre teste, quella di un toro, quella di un uomo e quella di un ariete. La sua apparenza ordinaria, tuttavia, è quella di una creatura antropomorfa dotata di corna a cavallo di un orso. Sul braccio porta un falco e largisce consigli su passato, presente e futuro. Anche questo demone insegna l'astuzia e l'arte del vedere senza essere visti. Paimon. Uno dei re dell'inferno, quando si mostra agli esorcisti lo fa nella forma di un uomo dal volto femminile a cavallo di un cammello. Se Paimon viene evocato tramite sacrificio, arriva accompagnato da due principi, Bebal e Abalam. Ovviamente queste descrizioni possono esserci utili, principalmente per capire a quali entità si stia rivolgendo Hameln. Ci sono tuttavia alcuni dettagli che incontriamo durante la visione di alcune cassette. Escludendo l'ovvio e diretto riferimento contenuto nella VHS segreta delle registrazioni di Rebecca, ci sono alcuni segnali che fanno percepire la loro presenza. Il primo di questi potrebbe essere il continuo temporale. Di Paimon si dice infatti che abbia una voce tonante e possa quindi essere per estensione rappresentato dai tuoni che sentiamo nell'arco del gioco. Altri segnali forse ancora più evidenti li troviamo all'interno della cassetta «Cos'è una famiglia?».
Nei cartelli che indicano dove trovare le famiglie degli animali, quando dobbiamo indicare ad Amanda dove siano le pecore, gli altri due cartelli rappresentano ragni e serpenti. L'elemento del serpente ci viene fornito nella descrizione di Balan che abbiamo esaminato poco fa, mentre il ragno viene usato nella rappresentazione di Bael come corpo a sostegno delle tre teste. Anche il cartello raffigurante le pecore potrebbe, volendo, essere associato a Balan e alla sua testa a forma di un ariete, ma sul discorso pecore e vuli sarà meglio aprire una parentesi più avanti, quando cercheremo di capire l'identità del misterioso compagno di Amanda. La vera domanda in tutto questo contesto però è una: cosa sta cercando di fare Amen? Quali sono i suoi obiettivi? Come mai arrivare a rivolgersi addirittura a dei demoni? Parlavamo nel precedente video sui misteri di Amanda dell'associazione tra Amen e il pifferaio e dell'intento quindi, nel caso specifico, di attirare gli spettatori fino a rapirli almeno mentalmente. Leggendo però la lettera di Joan Cook e guardando la cassetta sulla sparizione di Lauren, capiamo che le intenzioni di Amen siano in realtà molto più oscure. Non ci si limita ad attirare gli spettatori, ma si arriva addirittura a farli sparire, portandoci a pensare che vengano in un certo senso inglobati dalla TV, arrivando in qualche modo a diventare parte del personaggio di Amanda. Il caso di Lauren ne è una prova piuttosto evidente. Nel momento esatto in cui la bambina sparisce, Amanda dice quanto sia buono il gusto menta e cioccolato, curiosamente lo stesso amato dalla povera bambina. Arrivati fin qui, abbiamo quindi alcuni elementi certi per tentare di dare un ordine e un significato agli eventi di Amanda the Adventurer. Primo su tutti, Sam Colton, padre adottivo di Rebecca e creatore dello show, che grazie al modo di affrontare la vita della propria figlia ha cambiato visione del mondo. Amanda the Adventurer nasce proprio come omaggio alla fantasia dei bambini, in grado di vedere avventure all'interno di qualsiasi cosa e azione quotidiana. Il suo scopo è semplicemente quello di dare la possibilità anche agli altri bambini di poter vivere queste esperienze meravigliose, e Rebecca è colei che gli ha permesso di farlo. Un aspetto importante della versione originale dello show di Sam è che non sembrava prevedere la presenza di altri soggetti oltre a Rebecca, nessuna traccia quindi del nostro Woolly. Della piccola figlia di Sam, invece, non sappiamo molto. Ogni cosa che la riguardi la apprendiamo dal padre. Non c'è un momento all'interno del gioco, nemmeno nelle VHS segrete, in cui a parlare sia lei direttamente. L'unica ipotesi che potremmo avanzare è che la bambina appaia in un certo senso nei momenti di lucidità di Amanda, come ad esempio il momento in cui ci troviamo all'interno della macelleria, momento in cui Amanda sembra una persona completamente differente, che ha perso tutta la caratteristica gioia che la distingueva fino al momento precedente. Amen. Che altro potremmo aggiungere su Amen? Si tratta evidentemente della personificazione del male all'interno del gioco. Un'azienda capeggiata da chissà chi, che nota le potenzialità, o per meglio dire, l'impatto, che stava avendo lo show di Sam Colton, e che decide quindi di acquistarne i diritti per produrne una versione animata. Ciò che segue è pressappoco la storia che abbiamo visto all'interno del gioco. In un momento non meglio precisato, Amen decise di rivolgersi ad entità oscure per ottenere una serie di vantaggi. Il suo coinvolgimento nella scomparsa di Sam Colton e degli altri bambini è palese, nonostante la dichiarazione dell'azienda stessa voglia far pensare ad un ritiro volontario da parte del padre di Rebecca. Della bambina stessa non si hanno più tracce. Gli eventi a cui avrebbe dovuto partecipare vengono cancellati e l'unica traccia della sua esistenza è Amanda. Un ultimo elemento poi chiude l'insieme dei misteri che avvolgono lo show. Woolly, il coprotagonista della serie animata, la mascotte che insieme ad Amanda guida bambini attraverso le numerose avventure proposte. Di lui non si conosce l'identità, né tantomeno l'origine. Visto così, sembra semplicemente una spalla aggiunta dagli sceneggiatori per non lasciare sola la protagonista, ma basta davvero poco per rendersi conto che il suo ruolo potrebbe essere ben più importante. In numerose occasioni Woolly viene visto fare quasi la controparte buona della bambina. Ogni volta che lei propone qualcosa di pericoloso, interviene dicendo ciò che direbbe una persona più responsabile. Basti pensare al momento in cui Amanda decide di utilizzare il forno senza la supervisione di un adulto. Woolly immediatamente si oppone. La sua opinione non viene ovviamente presa in considerazione dalla protagonista, ma lui agisce come una sorta di coscienza.
Come se non bastasse, sembra essere ben a conoscenza della vera essenza di Amanda. In più momenti Woolly tenta di avvertire direttamente lo spettatore, cercando di portarlo ad agire per fermare il demone contenuto nelle cassette. Anche in questo caso fallisce e viene messo a tacere, talvolta con un rimprovero, talvolta invece con metodi decisamente più cruenti. In una delle cassette che hanno preceduto il rilascio del gioco completo, Amanda veniva vista liberarsi definitivamente di lui per poter mettere in atto il proprio piano. Di Woolly in quel caso rimaneva solo una piccola massa di carne nemmeno identificabile. Nella stessa cassetta inoltre apprendevamo una verità molto più oscura su di lui. In alcuni frame ci veniva mostrato un luogo cerchiato in una mappa, legato proprio al nostro caro Woolly. Indizio che potrebbe portarci a pensare proprio che sotto quel cumulo di terra si nasconda niente meno che il corpo della persona che ora si è entrata a far parte dello show in veste della spalla di Amanda. Resta il fatto che ad oggi l'identità dell'agnello non si conosce. Sappiamo solo che in base a ciò che abbiamo potuto analizzare fino ad ora, sembra trattarsi di un espediente per impedire in qualche modo che la forma demoniaca di Amanda prenda il sopravvento. Ed effettivamente nelle demo l'unico momento in cui lei riusciva a manifestarsi in quella maniera era liberarsi di Woolly, o diversamente quando era quest'ultima a dileguarsi, come nella cassetta Everything Rots. Le porte per un sequel sembrano ovviamente apertissime, il gioco non risponde in effetti a tante domande, come ad esempio il destino di Sam Colton. Sappiamo che questi sia sparito, ma non sappiamo dove, come e soprattutto a causa di chi. Si tratta di un suo ritiro volontario o di un intervento da parte di Amel? Noi ovviamente siamo molto più propensi a pensare che si tratti di questa seconda opzione, ma l'unica risposta sensata potremmo ottenerla solamente in una nuova avventura della nostra Riley. E magari scopriremo anche chi sia la misteriosa figura che ci guarda durante il finale del gioco. Qualcuno che conosciamo e di cui possiamo fidarci oppure no? Noi come al solito vi ringraziamo per aver seguito questo video. La lore è tanta e ci vorrebbero altri approfondimenti per completare il quadro, ma nel frattempo abbiamo voluto darvi una panoramica generale sui segreti più importanti di Amanda The Adventurer. Vi ringraziamo e vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un like e condividerlo se vi è piaciuto. E noi ci vediamo ad un prossimo video.